Ciao, ben arrivati. Grazie. Ci raccontate un po' la nascita, un po' l'esperienza di questo meraviglioso festival, del Graal Festival, e insomma raccontateci qualcosa. C'era questo Graal Cult Fest che chiamava Consuelo Barirai, l'organizzatrice, e ha detto: perché non fate dei laboratori, proponete degli workshop? E quindi abbiamo proposto delle cose separatamente. Un giorno è arrivata Consuelo e ha detto: ma no, fate qualcosa tutti insieme, unitevi. Quindi attraverso il tamburo sciamanico e respiro, attraverso il dipinto alchemico, attraverso il teatro quantico, portare le persone in un viaggio alla ricerca del loro Graal esteriore e interiore. Questo era, diciamo, l'obiettivo. Non abbiamo mai lavorato insieme prima d'ora. È stato bellissimo. Che sensazioni avete avuto in questi giorni? Sensazioni lavorando ognuno nel workshop dell'altro. Esatto. Sì, anche questo. È stato anche questo. Magico. Sì, sì, sì. Inizio io. Questo piccolo folletto ci ha fatto giocare con i colori, cioè come i bambini, acquarelli. Io non giocavo con i colori da quando ero piccolo, e invece liberare il colore, la voglia, il divertimento è stato spassosissimo. E vedere questo colore che da solo ti compone praticamente, no? Perché il colore rispecchia quello che sei. Se doveste portarvi a casa una suggestione, una sensazione, in una parola. Sensazione di sazietà, questo sì, di essere stati nutriti tanto, in profondità, sì. Maria Elena? Io il rosso come colore, il rosso del vino, il rosso delle carte, questo rosso, dei capelli, sì. La semplicità della bellezza. Semplicità della bellezza che commuove fino alle lacrime, veramente. Volete lasciare qualcosa, un messaggio per i partecipanti che avete incontrato e anche per quelli che verranno? Sì, un ringraziamento non tanto per fare, no? È un ringraziamento profondo perché è stato un gruppo, lo dicevo a Maria Elena stamattina, molto sintonizzato, non so come dire, tutto era in equilibrio, senza asperità, non so come dire, no? Quindi è stato bello, come un grande abbraccio. Sono molto molto commossa, direi, di questa esperienza. Luca? Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché si sono messi tutti in gioco, hanno aperto porte, ognuno nei suoi limiti, però tutti si sono messi in gioco e tutti hanno ricevuto qualcosa. Quindi grazie al coraggio per fare questo, perché insomma ci vuole anche un po' di coraggio. Alcuni hanno affrontato ostacoli per venire, no? Hanno dovuto risolvere problemi o hanno cavalcato una coincidenza. Quindi bello, e troviamoci e ritroviamoci, perché è il momento, per chi verrà magari più avanti nei prossimi seminari, incontri, gruppi, è il momento di ritrovarci, è proprio il momento. Questo momento spinge con forza una riconnessione, e con le forze della natura che vedi qui intorno, sia tra le persone e con cose che sono semplici ma molto 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 profonde e forti. Quindi è il momento. Maria Elena? Ringraziarli senza dubbio e dirgli di non smettere di cercare